Buongiorno a tutti, io sono Maurizio Sangalli e insegno storia moderna in università e sono coordinatore del curriculum in lingua e cultura italiana in contesti globali. Mi chiedevo però quante matricole di questo corso di studi ci sono qui con noi in Aula Magna. Potete alzare la mano? Allora, tre o quattro persone, va bene, insomma, non sono tantissime, non sono neanche poche, quindi cercherò di essere più rapido per lasciare più spazio ai miei colleghi. Solo per dire che da quest'anno questo corso ha cambiato intitolazione, ma non solo, ha cambiato anche alcuni contenuti e due o tre aspetti li evidenzio velocemente per le matricole di L10. Allora, come vedete, sono due curricula, uno in insegnamento di italiano a stranieri e uno in storia e letteratura in prospettiva multiculturale. Sapete, se vi siete iscritti, sapete già quali sono gli sbocchi futuri di questo corso di studi e di questi due curricula che ho appena citato. Come vedete sono sintetizzati qui: insegnamento dell'italiano come lingua seconda in Italia, relativamente appunto a problemi linguistici e culturali degli immigrati stranieri, quindi questo è un grande campo in cui avrete la possibilità di impiegarvi in futuro, ma anche insegnamento dell'italiano all'estero. Avete visto poco fa quante opportunità ci sono appunto di andare ad insegnare italiano in strutture convenzionate con la nostra università fuori Italia. E poi promozione della lingua e della cultura italiana in Italia e all'estero, secondo sulla base di vari aspetti che poi conoscerete anche nell'arco del triennio. Il secondo curriculum invece prepara da una parte la conservazione e fruizione dei beni artistici e culturali in Italia, quindi anche questo è un settore enorme e che può offrire ai giovani grandi possibilità, almeno lo speriamo, e dall'altra parte invece l'insegnamento. Questo ve lo diranno anche i miei colleghi, però è importante, insegnamento nelle scuole, è importante sottolinearlo fin da ora, è necessario acquisire un tot numero di crediti formativi ed è necessario acquisirli partendo fin dal triennio, perché ovviamente si accede all'insegnamento solamente se poi si prosegue anche con il biennio. Ma i crediti è importante che vengano acquisiti fin dal triennio perché poi non vi troviate nel successivo ciclo di studi a fare le corse e quindi magari a laurearvi anche in ritardo per acquisire questi crediti formativi. Io consiglio sempre di tenere questa possibilità, anche se magari non è la prima opzione che voi avete nella vita, come un'opportunità che comunque vi garantisce uno sbocco, nel caso altri non vadano a buon fine. È già stato detto dei doppi titoli, io qui mi limito a richiamare quelli che sono più specificamente legati a questo corso di studi, uno con l'Università di Caen in Normandia e uno con l'Università di Hanoi nel Vietnam. Ne abbiamo da quest'anno anche uno con la Jilin International Studies University, però solo per studenti in entrata e non in uscita. Questo riferimento ai doppi titoli però mi aiuta anche a segnalare quella che è una delle in più importanti novità di L10 rinnovato da quest'anno, vale a dire un potenziamento delle lingue straniere, in particolare quelle europee, per cui a differenza dei vostri colleghi fino all'anno scorso, voi avrete la possibilità di biennalizzare una lingua, la lingua straniera che avete scelto al primo anno, ma anche di, al secondo anno, scegliere tra l'ampio ventaglio, l'avete visto, di lingue che il nostro Ateneo offre all'interno della sua offerta formativa. Concludo sottolineando
le possibilità appunto che in parte in maniera approfondita avete già avuto modo di analizzare questa mattina, vale a dire appunto i periodi di studio all'estero, i tirocini e gli stage presso enti, istituzioni e aziende convenzionate all'interno appunto di quelli che sono i tirocini curricolari, che sono però esperienze molto importanti anche in prospettiva della fine del percorso di studi e dell'inserimento all'interno del mondo del lavoro. Abbiamo potuto appurare in tutti questi anni che chi si fa apprezzare all'interno di un'azienda, di un'istituzione, di un ente, durante il tirocinio ha possibilità di venire poi fermato lì anche successivamente per un periodo di lavoro che può essere appunto a tempo determinato o indeterminato. E poi, come già sottolineava all'inizio della mattinata, l'importanza delle attività peer-to-peer, tra pari, con gli tanti studenti stranieri che popolano il nostro Ateneo, sia, come è stato detto prima, all'interno delle aule, sia nei corridoi. Quindi non abbiate timore, anzi, se magari loro hanno qualche timore, cercate di superare i vostri e allacciate rapporti con gli studenti stranieri che vivono e studiano qui all'università per stranieri, perché questo vi potrà essere davvero utilissimo anche e soprattutto per la conoscenza di una lingua che state studiando all'interno del vostro percorso di studi, ma anche di culture, usi e costumi di altri popoli e di altre civiltà. Questo è davvero il valore aggiunto del nostro Ateneo, quello di dare la possibilità agli studenti di entrare in contatto con tutto il mondo stando a Siena e poi andando anche fuori, ovviamente, con i percorsi che vi sono stati illustrati prima. Non voglio dilungarmi oltre e quindi passo la parola alla professoressa Buffagni per il corso di L12. Allora, vado avanti io a questo punto. Grazie, se mi metti. Allora, buongiorno, Claudia Buffagni, ma mi sono già presentata. Mediazione linguistica e culturale. Ok, è il corso di studio attualmente ancora numericamente più rilevante, ma abbiamo un competitor, più competitor però in casa, diciamo, sulle lingue. Da quest'anno ci sentiamo un po' minacciati, ve lo devo dire, perché abbiamo aperto il corso di studio in plurilinguismo qui rappresentato dal suo coordinatore, il professor Andrea Scibetta, e quindi tocca presentare, speriamo in maniera interessante, quella che è un'offerta che è sempre stata considerata attrattiva. Quindi il corso di laurea in mediazione linguistica e culturale ha vissuto un boom alcuni anni fa, non solo presso il nostro Ateneo, anche se nel nostro Ateneo in maniera particolare, per cui abbiamo avuto triplicate, quadruplicate le iscrizioni per alcuni anni e non sapevamo neanche tanto bene come gestirle. E ora stiamo vivendo un momento di riassestamento negli ultimi anni. E anche noi, come il corso di laurea storico che è appena stato presentato, storico mi viene da dire di nome di fatto perché è presentato da uno storico di vaglia come il professor Sangalli, è stato sottoposto a una revisione, quindi lo abbiamo un pochino attualizzato sia nei nomi degli insegnamenti che sono stati resi maggiormente parlanti, ma anche più nella sostanza, nell'inserimento di alcuni nuovi insegnamenti. Attualmente il corso di studio ha anche lievemente cambiato i nomi dei curricoli, per cui un curricolo è denominato Mediazione per il turismo e l'impresa, l'altro Mediazione per le migrazioni, l'inclusione e il contatto tra culture. Voi ormai ci avete forse anche visto in questi video che circolano, dove a me personalmente non piace mai rivedermi, quindi è sempre un po' una sofferenza. Comunque hanno fatto già conoscere
conoscere queste novità in questa modalità, speriamo, rapida e efficace. Chi sceglie questo curriculum ha un particolare interesse o vorrebbe collocarsi nell'ambito o dell'impresa o del turismo. Quindi sostanzialmente chi sceglie mediazione ha interesse per le lingue e per aspetti delle culture, pur essendo consapevole inizialmente che non studierà le letterature nello specifico di queste lingue, cosa che distingue questo corso di studi assieme ad altri aspetti dal corso di studi in plurilinguismo che presenterà appunto il mio competitor, il professor Scibetta. Quindi imprese, azienda, e in tutte istituzioni italiane e straniere, laddove è richiesta un'attività di revisione di testi linguistici in altra lingua, attività di traduzione, di comunicazione orale scritta e in ambito interculturale a livello laureato. L'altro curriculum invece prepara, che ha tanti punti di contatto pure con il primo curriculum, quindi entrambi comunque presentano una solida offerta culturale in linguistica, letteratura o letterature comparate, in storia dell'arte, in storia, quindi è un solido percorso, quindi non ci allontaniamo tanto dal ramo iniziale, noi tutto questo continuiamo ad offrirlo. E però in questo secondo curriculum è più forte la parte sociologica, antropologica, pedagogica, psicologica, quindi si va a formare un percorso che intende prioritariamente nelle nostre intenzioni, poi sta a voi declinarlo secondo le vostre preferenze nel momento in cui vi laureerete, intenderebbe piuttosto formare figure professionali attive nell'ambito dell'accoglienza dei migranti, nell'ambito della coesione sociale, in centri di accoglienza, nella sanità, nelle scuole, dove l'opera di mediazione ha un significato culturale, oltre che interlinguistico, particolarmente pronunciato. Questo per delineare per quanto riguarda le discipline, non le lingue straniere. Un'altra differenza importante tra i due curricoli, però, sono proprio le lingue, perché noi nel secondo curricolo, adesso vi devo confessare che ho fatto una cosa eticamente attaccabile, ho copiato le meravigliose slide preparate dall'orientamento. Le trovate sul sito sotto studenti e orientamento. Hanno preparato questi schemi riassuntivi particolarmente efficaci che vi risparmiano le mie noiosissime schede, quindi direi che è stato un win-win, nonostante il copyright sia stato così un po' disatteso. Quindi qui voi vedete tutte le materie che voi studiate per ogni anno, fino al raggiungimento dei 60 CFU per ciascun anno, e vedrete che nel curriculum in mediazione per l'emigrazione, l'inclusione e il contatto tra culture sono previsti il primo e il secondo anno due slot, uno nel primo, uno nel secondo anno, con esami da 6 CFU a scelta. Questo perché? È per dare la possibilità, già inclusi nel curriculum, in questo curriculum mediazione per le migrazioni, per dirla succintamente, di inserire già la materia di area. Nel caso io abbia scelto di triennalizzare una o due, per questo sono due gli slot, lingue extraeuropee. Questi slot non sono previsti nell'altro curriculum, per questo motivo se io decido di studiare due lingue extraeuropee triennali nel curriculum in mediazione per il turismo e l'impresa, ho quel discorso di dover modificare, inserire appositamente questi esami che devono necessariamente accompagnare le tre annualità di queste lingue extraeuropee sia in un curriculum che nell'altro, d'accordo? Quindi è più semplice, diciamo, è stato pensato questo curriculum proprio per chi ha interesse, oltre che per le materie che abbiamo elencato prima, anche per le discipline, per le lingue non europee.
pur se nulla vieta che le sostenga anche nell'altro, ma con alcune limitazioni che ora vi vado a dire rapidamente. Quindi, in mediazione per il turismo, in entrambi i curricoli è previsto che sostenga due lingue triennali e questa è la scelta consigliata da noi perché riteniamo così, e vale nella maggior parte dei casi, che siano sufficienti due lingue triennali portate a un ottimo livello, che rendano una figura professionale più competitiva piuttosto che tre lingue triennali portate a un livello buono. Questa come nostra indicazione di massima. Poi ciascuno di voi arriva già dalla scuola con delle proprie competenze e conoscenze nelle lingue, perché se uno mi dice io sono bilingue coreano, è chiaro che avrà un approccio differente, disporrà già di conoscenze, di competenze in questa lingua che rendono più facile per lui, per esempio, triennalizzare una lingua, inserire due lingue triennali extraeuropee, per esempio. Quindi io, se desidero triennalizzarle, lo dico solo a questi fini, ma non è obbligatorio, ho queste possibilità. Nel curriculum di mediazione per il turismo e l'impresa, facendo ricorso ai due esami a scelta al primo e al terzo anno rispettivamente da 9 CFU più ai 9 CFU in esubero, sono italiana quindi parlo con le mani ma tanto ci capiamo, i 9 CFU in esubero, quindi arrivando a 189 CFU complessivi, io posso triennalizzare tre lingue europee senza problemi, oppure posso avere due lingue triennali europee e una lingua biennale extraeuropea. I vincoli sono quelli che abbiamo già detto, devo sostenere anche l'esame di area da 9 CFU in questo curriculum, oppure posso avere una lingua triennale europea, una lingua triennale extraeuropea e una lingua biennale extraeuropea. Queste sono le possibilità. D'accordo? Quindi nel caso abbiate avuto informazioni così anche passaparola differenti, attenzione, questa è la possibilità effettiva di combinazione. Poi c'è anche chi dice no, io voglio sostenere due lingue triennali e poi tre lingue annuali. Anche questo è possibile. Io dico solo perché diversi desidererebbero triennalizzare quasi tutto il possibile e questo non è realisticamente fattibile. Nell'altro curriculum io invece posso triennalizzare tre lingue triennali europee, due lingue triennali europee, una lingua triennale extraeuropea, due lingue triennali extraeuropee e una lingua triennale europea, tre lingue triennali extraeuropee. Questa è la realtà. E le differenze nei due curriculum le abbiamo già dette, quindi passiamo oltre. Le novità rispetto all'anno scorso, lo dico per chi avesse curiosità, una materia nuova è per esempio il marketing strategico, inserita a scelta nel curriculum introduzione per il turismo e l'impresa. Un'altra novità è storia sociale delle migrazioni nel curriculum mediazione per le migrazioni. Altre nuove discipline sono alta cultura della Corea, linguistica del contatto, cinema e migrazione. Inoltre, dove abbiamo questa freccia che ho inserito io in modo insomma un po' casareccio, diciamo, non sono brava come altri che andrete a vedere, quindi tenete presente che da quest'anno, grazie al suddetto competitor, grazie all'apertura di questo nuovo corso di studio, abbiamo allargato l'offerta formativa di tutto l'Ateneo. Il che vuol dire che nelle discipline a scelta, e questo riguarda non solo mediazione ma tutti i corsi di studio, voi potete pescare da tutti gli altri corsi di studio, quindi rubare come ho fatto io appunto con le slide. Per esempio, questo può essere interessante per chi avesse o non avesse del tutto scartato l'ipotesi di insegnare. Potrebbe essere interessante, anzi è caldamente consigliato, l'insegnamento di una letteratura della lingua che desidererei insegnare. E questa letteratura non la trovo nell'offerta specifica di mediazione, la trovo nell'offerta del corso di studio in plurilinguismo, ma io la posso mutuare e inserire nel mio piano di studio di mediazione. Se voglio insegnare, che so, inglese o francese o arabo, metto la letteratura
della lingua che mi interessa insegnare, e il consiglio è anche di portarla a 12 CFU, quindi fare una pratica studente in modo da essermi portato a casa già i 12 CFU che mi saranno poi utili per arrivare ai 24 che sono solitamente richiesti in futuro. Trovate poi laboratori di traduzione e altro. Il consiglio è guardate anche i piani di studio degli altri corsi di studio. Quando e come costruirlo l'abbiamo già detto e non ci torno più, potete scegliere liberamente, vi dico solo valutate le vostre conoscenze e competenze già in ingresso, fate piani di studio realistici e poi fatevi consigliare e non siate timidi, andate dai docenti, per esempio, rivolgetevi tranquillamente all'orientamento, avete visto quanto sono presenti, collaborativi e comunicativi, però andate anche dai docenti, tra l'altro citiamo il nostro delegato all'orientamento che è il professor Valentino Baldi, che non sa dove andare in questa giornata perché è preso da mille impegni. Potete rivolgervi al vostro docente tutor che vi verrà assegnato, scrivetegli o scrivetele. Se non sarà in grado di rispondere, vi rimanderà alla persona che vi sarà in grado di aiutarvi. Costruiteli bene, perché ancora poco tempo fa mi è capitato di dover avere colloqui con studenti rimasti molto indietro col piano di studi perché il primo anno hanno sbagliato lingua in qualche modo e non sapevano di poter cambiarla. Vorrei che non succedesse mai più, perché vuol dire che qualcosa si è inceppato nel processo di comunicazione in quel caso e che stiamo comunque cercando di risolvere e di alleggerire nel modo migliore possibile. E poi avete conosciuto prima la professoressa Valentina Russi, che come altri colleghi, come Silvia Pieroni, come Lil Mastellotto, fanno parte della commissione didattica di mediazione e altrettanti docenti fanno parte di tutte le commissioni didattiche di tutti i corsi di studio. Rivolgetevi a loro, stalkerizzateli come ha fatto con voi il professor Tabusi, in modo che siano costretti a rispondervi e vi aiutino individualmente. Questo è il mio furto, che trovate sul sito sotto studenti e sotto orientamento. Tenete presente, anche se scegliete il curriculum per le migrazioni e se optate solo per lingue extraeuropee, che dovete sostenere almeno un esame di una lingua europea perché ce lo chiede l'Europa. Quindi non dimenticatevelo, perché altrimenti lo dovete sostenere prima di laurearvi, comunque. Vi volevo ancora dire dei nostri progetti di doppio titolo, per non essere da meno. Abbiamo anche noi tanti scambi, tutti gli scambi Erasmus li abbiamo già visti, tenderei a parlarvi solo di quelli con la Germania, ma non lo farò. Quindi per quanto riguarda i doppi titoli, tenete presente che voi partite con doppio titolo e borsa di studio Erasmus Study. Quindi dovete rispondere a due bandi se avete intenzione di fare un doppio titolo. Il doppio titolo consiste nel caso del corso di studio in mediazione nel fare 2 anni a Siena e 1 anno nella sede estera scelta. La sede estera può essere o Erlangen-Nürnberg in Germania o la Nankai University in Cina, che è stato sospeso al momento. Al momento, e anche lì speriamo che venga riattivato a breve. E poi abbiamo Paris-Nanterre in Francia, che anche questo è attivo. E quindi tenete presente quindi che dovete rispondere a 2 bandi, tenete già il secondo anno, nella primavera del secondo anno, per partire poi a settembre-ottobre dell'inizio del vostro terzo anno, nel caso siate interessati. Ogni sede ha un proprio referente, vi consiglio caldamente di prendere contatto col referente. Io personalmente direi che è obbligatorio, però è consigliato, diciamo.
I tirocini, l'altra novità di quest'anno, voi sapete avete un tirocinio al terzo anno da 6 CFU, lo potete svolgere anche al secondo, 6 CFU sono obbligatori, li potete fare in Italia o all'estero, avete già avuto informazioni anche sulla possibilità dell'Erasmus Traineeship, da quest'anno sono più strettamente collegati a materie caratterizzanti e abbiamo un nuovo regolamento anche grazie al professor Tabusi, al professor Paladini, lo stavo ribattezzando, che vi hanno lavorato e quindi c'è un'attenzione peculiare, quindi cercate di sfruttare il tirocinio per acquisire competenze e perché sia spendibile anche per la prosecuzione sia della vostra carriera accademica sia della vostra professione presente e futura. Potete insegnare, ma solo dopo avere, sì, potete insegnare, la risposta alla domanda posta dalla slide, ma solo dopo aver ottenuto la laurea magistrale e dopo aver seguito il percorso formativo che vi indicheranno le norme vigenti al momento. A quel punto potete comunque, posso dire che lingue straniere, italiano stranieri e anche altre discipline le potrete insegnare, dovete però fin dall'inizio collocare i crediti giusti in particolare nei CFU a scelta libera e scegliere bene gli esami a scelta obbligata o vincolante, come diceva il dottor Ciacci. E qui sono alcuni esempi, tenete presente che in particolare per cinese e arabo è possibile già dal primo anno aumentare gli esami a 12 CFU, quindi dovete fare molta attenzione nella modifica del piano di studi, prima lo presenterete, poi lo modificherete, in modo da acquisirli già in itinere. Tutto questo è possibile, molti studenti non lo sanno da subito e quindi poi si trovano al terzo anno a dover fare delle modifiche che non sempre sono possibili integralmente. Il professor Scibetta insegna lingua e letteratura della Cina, quindi sa molto bene e potrà darvi ulteriori informazioni su questo. Chi è interessato all'insegnamento dell'italiano, il consiglio è di sostenere un esame di lingua e letteratura latina, inserirlo già nel corso di studi, nel caso aveste intenzione. Tenete presente anche che per insegnare dovete scegliere bene poi la laurea magistrale, perché non è indifferente. Per esempio, all'interno dell'offerta del nostro Ateneo, se volete insegnare le lingue straniere, dovete scegliere scienze linguistiche, LM39, mentre per l'italiano è più consigliabile competenze testuali, LM14. E ho finito. La referente per le scuole è la professoressa Marrucci. Grazie e buon lavoro. Allora, buongiorno a tutte e a tutti. Io sono Andrea Scibetta, docente di Lingua e Letteratura della Cina e coordinatore del corso di laurea competitor rispetto alla L12. Essendo docente di cinese, preferirei dire che come Yin e Yang sono due corsi di laurea complementari che si rafforzano l'un l'altro a vicenda. Speriamo che sia così per il futuro. E effettivamente L11, plurilinguismo, traduzione e interpretazione, è un corso di laurea che diciamo è stato introdotto quest'anno in modo molto rapido, è stato pubblicizzato poco e abbastanza tardi, ma nonostante questo gli immatricolati sono molti, quindi insomma, se il buongiorno si vede dal mattino, sicuramente è un corso di laurea che ha esercitato un certo interesse nei confronti dei nuovi immatricolati. Allora, molto rapidamente, gli obiettivi del corso di laurea li conoscete, principalmente sono quelli di formare figure professionali in grado di svolgere funzioni di contatto interlinguistico e traduzione qualificata, garantire un'ampia offerta didattica in termini di lingue e culture, insieme a un incentivo a costruire competenze linguistico-culturali, ma anche filologiche, letterarie, storico-artistiche e, in modo particolare per il curriculum specialistico e audiovisivo, competenze tecnico-specialistiche. Quali sono i punti di forza del corso di laurea? L'apprendimento di almeno due lingue straniere,
con eventuale possibilità di triennalizzazione di una terza lingua relativamente al curriculum saggistico e letterario. E quindi, diciamo, in uno dei due curriculi è possibile triennalizzare una terza lingua. Lo stesso discorso che ha fatto la professoressa Buffagni per il corso di laurea in mediazione vale anche per L11. Ovviamente il nostro punto di vista è quello per cui conviene formarsi in modo eccellente in due lingue piuttosto che in modo buono in tre lingue. Quindi il nostro punto di vista è questo, ma niente preclude alla scelta di una terza lingua e addirittura una triennalizzazione nel primo curriculum. Il livello che ci si aspetta in uscita per chi studia le lingue europee è il C1-C2, quindi un livello di piena autonomia. Per chi studia lingue extraeuropee è un livello compatibile con il B1-B2, quindi un livello di relativamente buona autonomia. Quindi c'è diciamo trasversale ai due curriculi una preparazione di base in campo linguistico-culturale, in modo particolare per il primo curriculum in campo filologico, e poi anche per entrambi letterario, storico-artistico. Quindi diciamo si uniscono delle dimensioni teoriche anche a dimensioni pratiche che vengono appunto incentivate attraverso l'introduzione di laboratori linguistici in particolare. Quali e quante lingue si possono studiare? Al momento è possibile selezionare come prima lingua o l'inglese o lo spagnolo o il cinese. Non sappiamo in futuro, probabilmente dipenderà dal numero di immatricolati e di iscritti, probabilmente saremo in grado di garantire una gamma più ampia di prime lingue possibili, al momento sono solo queste tre. Le seconde o terze lingue possibili invece, oltre alle tre appena citate, comprendono il francese, il tedesco, il portoghese, il catalano, il russo, l'arabo, il giapponese e il coreano, quindi per un totale di 11 lingue, a cui si aggiungono anche letterature, per quanto riguarda appunto le relative letterature, anche la letteratura anglo-americana e la letteratura ispano-americana, che sono due insegnamenti introdotti diciamo ex novo in questo corso di laurea. Come vi ho detto prima, la suddivisione è in due curricoli: traduzione saggistica e letteraria e traduzione specialistica audiovisiva. Qui vedete un QR code che vi rimanda alla guida didattica dell'anno accademico 2024-2025, cioè questo anno accademico. Mi raccomando, per qualsiasi questione inerente alla costruzione del piano di studi, alle discipline studiate e qualsiasi altra questione che ha a che fare con il corso di laurea o con l'organizzazione universitaria in generale, è importantissimo consultare la guida didattica. Quindi mi raccomando, date sempre un'occhiata alla guida didattica, che darà le risposte a molte vostre domande. Come vi ho detto prima, il curriculum in traduzione saggistica e letteraria ha come punti di forza un alto numero di CFU, crediti formativi universitari. Diamo per scontato di solito questo acronimo. Credito formativo universitario è un'unità di riferimento per costruire il vostro percorso universitario, che in teoria equivale a 25 ore comprendono appunto una componente di ore erogate attraverso la didattica e una componente di ore di studio individuale. Ne dovete totalizzare 180 per laurearvi. E quindi un altro numero di CFU legati a lingue e letterature straniere, una possibile triennalizzazione di una terza lingua, un esame di filologia legato alla prima lingua e due esami di letteratura completamente dedicati alla letteratura legata alla vostra prima lingua, e oltre a laboratori di traduzione legati alla prima lingua e laboratori di scrittura. Anche qui QR code che rimanda al calendario degli insegnamenti dell'anno accademico 2024-25 in relazione a questo curriculum. Traduzione specialistica audiovisiva è leggermente diverso, si mantiene un alto numero di CFU legati alle lingue e alle letterature straniere. Qui ho fatto un errore in basso a sinistra, non si può triennalizzare una terza lingua in traduzione specialistica audiovisiva, si può solo biennalizzare, quindi chi sceglie questo curriculum può soltanto studiare due annualità di una terza lingua, non è possibile fare la terza annualità. Un esame di traduzione specialistica audiovisiva della prima lingua scelta e un laboratorio di traduzione legato alla prima lingua e laboratori di scrittura. Anche in questo caso l'offerta è molto ricca da un punto di vista linguistico. Possibili sbocchi lavorativi li conoscete, quando probabilmente vi siete immatricolate, avete dato un'occhiata
agli sbocchi lavorativi, sono leggermente diversi fra i due curricoli, però in buona parte sono legati ad attività traduttive o di gestione di rapporti con diciamo partner stranieri e in aziende private oppure in enti formativi o culturali a livello nazionale e internazionale, con un focus maggiormente diciamo specifico per quanto riguarda i campi della traduzione audiovisiva per il secondo curricolo e in particolare legati alla sottotitolazione, al doppiaggio e alla localizzazione di siti e portali. Le prospettive post lauream comprendono ovviamente l'accesso diretto ai corsi di laurea magistrale Unistrasi, sia al corso di laurea magistrale in competenze testuali per l'editoria, l'insegnamento e la promozione turistica, LM14, sia al corso di laurea magistrale in scienze linguistiche e comunicazione interculturale, LM39. Le prospettive post lauream comprendono anche l'accesso alle classi di concorso per l'insegnamento nella scuola secondaria, previo il conseguimento, prima di tutto, di una laurea magistrale e anche dei CFU richiesti da ogni singola classe, più uno specifico corso di formazione pre-ruolo che è possibile svolgere anche qua a Unistrasi. Per maggiori informazioni sappiate che esiste un centro che ha la funzione proprio di coordinare i rapporti fra l'università e la scuola, il centro Strass, la referente è la professoressa Marrucci e il link che vedete rimanda appunto alla pagina del centro, in particolare ai percorsi formativi. Altre opportunità che avete come studenti di L11 e che sono un po' trasversali a tutti gli studenti dei vari corsi di laurea comprendono mobilità internazionale sia in contesto europeo sia in contesto extraeuropeo. Abbiamo tantissimi accordi, come avete visto precedentemente, sia diciamo in ambito europeo sia al di fuori dell'Europa. Una forte interazione con le attività organizzate dai centri CLAS e CLUS, che sono i due centri linguistici dell'Università per Stranieri, e con i centri CEST, Centro di Studi sulla Traduzione, CESC, Studi Coreani, CAT, Centro per la Lingua Catalana, e la Sala Confucio dell'Università, che appunto riguarda in particolare la lingua cinese. Promuoviamo annualmente attività di tandem in presenza a distanza. L'organizzazione delle attività di tandem dipende dalle singole cattedre delle lingue straniere, così come promuoviamo numerose iniziative e seminari extracurricolari lungo tutto l'arco dell'anno accademico e quindi vi invitiamo ovviamente a frequentare queste iniziative per espandere le vostre conoscenze e competenze nelle lingue e culture straniere. E ovviamente diciamo abbiamo numerosi accordi di tirocinio in vigore sia a livello nazionale sia a livello internazionale che vi permettono appunto di svolgere esperienze di tirocinio qui dentro l'università, al di fuori dell'università o addirittura in paesi stranieri in Europa o al di fuori dell'Unione Europea. Vi ringrazio molto e ricordo agli studenti di L11 di inquadrare questo QR code, mi piacciono molto i QR code come avete visto, per compilare un brevissimo questionario su Google Form dove vi viene richiesto di indicare in linea di massima quali sono le lingue che avete scelto, se le avete già scelte, e diciamo le caratteristiche principali del vostro percorso di studi, perché questo ci aiuterà a calibrare al meglio l'offerta didattica per quest'anno. Ripeto, appunto, è il primo anno in cui abbiamo inaugurato la L11, quindi siamo ancora in fase di rodaggio anche noi, speriamo di essere più efficienti possibile, però vi chiedo davvero di compilare questo Google Form che ho già anticipato via mail a tutti gli iscritti alla, alla L11 e quindi in modo che possiamo avere un feedback da parte vostra funzionale appunto ad orientare al meglio le nostre azioni didattiche anche organizzative e gestionali. Grazie mille. Passo la parola al professor Matteo Lagrassa, coordinatore del corso L10 online. Subito dopo questa fase si presenteranno alcune studentesse che sono le vostre referenti, le vostre rappresentanti, così le conoscete e avete anche un'idea di chi siano.
Allora, salve a tutti e a tutte, sono Matteo Lagrassa e sono il coordinatore del corso L10 Online in Lingua, Letteratura e Arti Italiane in Prospettiva Internazionale, un corso L10 come il corso di Lingua e Cultura che è stato presentato precedentemente. La specificità del corso, a mio avviso, dal punto di vista dei contenuti, sta proprio nel titolo e quindi nel taglio che abbiamo voluto dare, soprattutto una visione internazionale dei contenuti che presentiamo, che si riverbera anche nelle prospettive lavorative, che sono indirizzate soprattutto a laureati che poi vogliono andare a lavorare prevalentemente all'estero. Non ripeterò tutte le informazioni che già sono state date dai colleghi e sulle attività che sono trasversali a molti corsi di studio, quindi dirò veramente molto brevemente qualche parola sulla modalità di frequenza del corso, che è quella che maggiormente lo differenzia dagli altri corsi, rivolgendomi ovviamente prevalentemente a chi poi seguirà questa presentazione nei canali del nostro Ateneo, dove questa presentazione appunto sarà diffusa. Allora, dove si studia? Dove si studia e dove si seguono le lezioni del nostro corso? Sono tutte erogate nella piattaforma Moodle, presenti dei corsi appunto divisi per semestri, come avviene per gli altri corsi di studio. La grande, diciamo, differenza è che si tratta di insegnamenti che vengono erogati in modalità asincrona per la gran parte e che quindi consentono di poter seguire le lezioni senza, diciamo, vincoli di orario. Questo è tra l'altro un vantaggio per chi si iscrive al nostro corso di studio e sta all'estero e quindi appunto non è costretto a seguire le nostre lezioni in orari ben specifici. Detto questo, la cosa che mi preme sottolineare è che il seguire le lezioni in orario asincrono e quindi avere questa grande libertà per seguire gli insegnamenti non significa assolutamente, anzi diciamo il contrario, una forma di autoapprendimento appunto e di, come dire, isolamento didattico. Quello su cui molto puntiamo in questo corso, infatti, è creare una comunità di apprendimento, che interagisce nella nostra piattaforma, dove l'interazione, come si renderà conto chi frequenterà i nostri corsi, dove l'interazione è costante sia con gli studenti, sia con i docenti e con i tutor. Ogni insegnamento del nostro corso è infatti coordinato da un tutor esperto ovviamente della materia e che è in costante contatto con il docente del corso, un tutor che propone le attività didattiche integrative alle lezioni videoregistrate, che modera la discussione sui forum, che appunto coordina tutta la comunità di apprendimento che si crea nei nostri corsi. Quindi diciamo la libertà di seguire in maniera sincrona le lezioni non deve essere vista come una forma di isolamento didattico. Insistiamo proprio molto su questo aspetto. Per quanto riguarda i materiali di studio consistono nelle dispense create e messe a disposizione dal docente, nelle slide di presentazione ovviamente utilizzate nelle video lezioni e ovviamente nei materiali didattici, che però sono tutti in formato elettronico. Per quanto possibile cerchiamo di proporre ai nostri studenti materiale di libero accesso. Ormai sempre più è ampia, diciamo, l'offerta dei materiali di libero accesso, ma comunque
presentiamo, proponiamo ai nostri studenti soltanto materiali in formato elettronico, proprio per evitare il problema di dover ordinare da diversi, in diversi paesi, in diverse parti del mondo, materiale invece, volumi cartacei che sarebbero di più difficile potrebbero essere reperiti in maniera più difficoltosa. Dunque, sulle aree disciplinari, sul piano di studi non mi soffermo, indico soltanto velocemente le aree disciplinari, che sono quella linguistico-didattica, quella storica, storico-artistica, poi si studia una lingua europea ed è previsto, sono previsti due laboratori, uno di informatica umanistica e uno di competenze trasversali, che appunto fornirà delle competenze per l'appunto trasversali e soprattutto delle competenze molto utili nella frequenza, nell'efficace frequenza appunto dei corsi online, quindi competenze per esempio relative alla efficace comunicazione su forum, alla efficace comunicazione asincrona. Per quanto riguarda appunto sui piani di studi non mi soffermo, è comunque un curriculum unico, quindi insomma lo potete reperire con grande facilità nella guida allo studente. Per quanto riguarda gli sbocchi professionali, sono un po' quelli che già avrete visto al momento della vostra iscrizione, è un corso in L10, quindi diciamo, ci rivolgiamo a chi è interessato a insegnare italiano come L2, lo utilizziamo come termine ombrello perché in realtà appunto soprattutto ci rivolgiamo a chi intende insegnare italiano all'estero, ma anche a chi volesse essere promotore di eventi culturali, organizzatore di corsi di cultura anche online. Tenete conto che tutto il corso appunto di laurea si svolge online, è già il solo fatto di seguire questo corso in questa modalità vi darà gioco forza delle competenze informatiche, oltre al fatto che ci sono degli insegnamenti come il mio che appunto è volto a dare una formazione proprio al digitale al docente di lingua e a chi vuole organizzare dei corsi anche interamente online. Due parole ancora sull'articolazione del modulo, quindi in ogni insegnamento troverete delle informazioni, diciamo, di servizio, uno spazio dove verranno condivisi i contenuti, anche uno spazio, molti docenti sono orientati in questo senso, uno spazio diciamo di comunicazione informale sempre su temi che comunque abbiano a che fare con la vita accademica e universitaria, e poi i contenuti veri e propri del corso, che consistono, oltre alla registrazione poi messa a disposizione di un webinar di presentazione dell'insegnamento che è fatto in sincrono invece, ma poi messo a disposizione nella nostra piattaforma. Ecco, i contenuti di ogni insegnamento consistono, per un corso di 6 CFU, esemplificando, in 36 video da circa 20-25 minuti e tutte le attività a corredo di questi video, quindi c'è una didattica integrata in questo senso. L'insegnamento non consiste soltanto nella visione dei video, ma consiste nello svolgimento di attività che sono correlate alle lezioni che vedete. Attività che possono essere svolte in parte in autoapprendimento e in parte in collaborazione con tutti gli altri studenti del corso. Per un corso di 6 CFU sono previste una media di 5 attività. Le video lezioni sono fruibili grazie al nostro sistema di registrazione Panopto che ha tante funzionalità, quindi per esempio ricercare all'interno dei video le parole chiave, poter navigare all'interno dei contenuti e quindi poter vedere specifiche parti della lezione, avere a disposizione un sottotitolaggio, e questo è anche molto utile per chi magari non è di madrelingua italiana e ha ancora diciamo, delle competenze linguistiche da sviluppare.
E ogni video, appunto, non prevede una visione passiva per tutta la durata dei 20-25 minuti di media di ciascun video, ma prevede anche delle attività interne allo stesso video, proprio per verificarne la comprensione, con un feedback adeguato, quindi con una risposta adeguata a seconda della risposta data dallo studente, e la possibilità di rilanciare queste attività anche nei forum della piattaforma e quindi approfondire punti poco chiari. Chiudo con la verifica dell'apprendimento, anche questo ha uno status diverso da quello a cui molti sono abituati, quindi molto diverso, diciamo, dalla modalità di verifica dei corsi in presenza. In questo corso online, infatti, molto peso viene dato alla valutazione in itinere, quindi sono previsti degli esoneri, quindi sono dei test, delle attività, delle relazioni da fare appunto online, e vengono fatte appunto in itinere, non soltanto alla fine del corso, e poi un colloquio finale che viene svolto nelle nostre sedi convenzionate oppure qui in presenza a Siena. Quindi è un corso diverso dal punto di vista dell'erogazione della didattica, dal punto di vista della valutazione. Non è un corso asettico, non è un corso che, come dire, dà una formazione di ripiego, è un corso che dà una formazione e delle competenze pienamente paragonabili a quelle dei corsi in presenza, e come dire, di questo ne facciamo un nostro punto di forza. Per tutte le informazioni vi rimando agli indirizzi che vedete, e se volete un'idea delle indicazioni più specifiche del nostro corso di laurea, vi invito ad andare sul sito che abbiamo elaborato, che è laureaonline.unistrasi.it. Allora, grazie infinite per tutte queste presentazioni. Magari adesso ci saranno domande su questi passaggi che non sono formali, perché avere conoscenza di tutte le cose che vi sono state raccontate oggi è fondamentale per organizzare bene il proprio corso e per non trovarsi in difficoltà in futuro. Quello che è stato detto oggi, se tutto è andato bene dal punto di vista tecnico, sarà anche registrato e messo a disposizione per poterlo rivedere se qualche passaggio non lo avete potuto memorizzare. Se ci sono delle domande, speriamo, insomma, che ce ne siano per poter chiarire qualche dubbio, ma intanto, mentre voi pensate alle domande, vorrei chiamare qui Giselle Faria Rodriguez, che è la rappresentante delle studentesse e degli studenti per L12, e Jessica Ricotta, che lo è per L39. Venite qui, vi lascio direttamente a questo posto, in modo tale da potersi presentare a nome di tutte le altre rappresentanti e dirvi due parole. Grazie. E salve a tutti, vi rubiamo magari altri pochissimi minuti del vostro tempo, immaginiamo che ovviamente è un orario un po' balordo, quindi va bene così, non cerchiamo di trattenervi molto, però ci sembrava utile la nostra presentazione in una giornata come questa, perché non si è mai troppo ancora chiari nel mondo universitario di quanto siano importanti le rappresentanze. Io e Giselle, così come le altre nostre colleghe che si occupano degli altri corsi di laurea, siamo nate in funzione della rappresentanza della paritetica, che è un organo molto importante per la nostra università. Noi ci incontriamo ripetutamente e abbiamo possibilità di incontrare i professori, che ognuno di questi ha una funzione fondamentale, ovviamente, che rappresenta anche questo il corso di studi,
che affrontate e insieme approfondiamo tutte le tematiche che possiamo scontrare in un anno accademico, quindi si può iniziare da quello che può essere magari banale, capire effettivamente come si suddividano i sillabi nei corsi, fino ad arrivare a problematiche effettivamente di natura più importante. Abbiamo sempre un confronto diretto e l'obiettivo centrale è quello di non uscire mai dalla riunione senza effettivamente aver individuato come poter risolvere al meglio per la vita effettivamente studentesca a tutto tondo. E per noi questo è sempre stato l'obiettivo centrale, quindi io adesso passo la parola alla mia collega Giselle. Vi dico da subito che ovviamente noi abbiamo, essendo un organo, in questo caso noi siamo rappresentanti per, io nel mio caso, di LM39, quindi una laurea magistrale. Se conoscete qualcuno dei vostri colleghi che appartiene alle lauree magistrali, sappiate che può scrivermi in qualsiasi momento, ma noi in quanto rappresentanti della paritetica comunque siamo un gruppo molto unite, ci confrontiamo molto tra di noi anche di quelle che sono effettivamente le problematiche che discutiamo poi in riunione, e per questo abbiamo anche una mail di riferimento che voi potete utilizzare in qualsiasi momento, e in quel momento poi ne andremo a discutere successivamente in paritetica, che è rappresentanti.paritetica@unistrasi.it. In qualsiasi momento sentitevi liberi di fare e scrivere quello che, anche se secondo voi vi sembra la più banalità, perché noi, ricordatevi sempre che in primis siamo studenti quanto voi, quindi sappiamo benissimo che cosa significa affrontare anche la più semplice magari problematica del non so effettivamente dove magari andare a mangiare, che vi capisco, non è effettivamente semplice, quindi voi cercate effettivamente di sfondare questa barriera, perché con noi è possibile, non vi preoccupate. Buongiorno, buongiorno a tutte, siete i più benvenuti in Unistrasi. Io sono Giselle e sono la rappresentante del corso ELI12, Mediazione Linguistica e Culturale per la Coesione Sociale. L'importanza, Jessica vi ha spiegato che cosa facciamo in paritetica, e io ora vi voglio ricordare l'importanza delle candidature. Noi ora siamo in procinto delle elezioni e le cariche sono tantissime, 12 o 13 se non ne sbaglio. Circa 20 posizioni, mi ricorda il professor Tabusi. E quindi è molto importante, quando si entra in università, partecipare come cittadini universitari, esercitare il più possibile la cittadinanza universitaria. Questa è una cosa che fate per voi, non soltanto per tutti. E vi arricchisce molto, perché uscite da questa università una volta laureati con un bagaglio molto importante, un spessore importante di conoscenza, di esperienze, che vi arricchisce a livello umano, professionale, perché la mediazione si comincia a praticare già qui, quando vi candidate a una rappresentanza. Quindi lì già si comincia a esercitare la mediazione, che credetemi non è una cosa banale, non è una cosa scontata. Io vi invito caldamente a venire a partecipare, perché Unistrasi propone a lungo dell'anno tantissimi eventi, seminari, congressi, convegni, tirocini, e coinvolge tutti gli studenti a partecipare nell'organizzazione, e quindi è una cosa molto interessante per voi, per tutti noi. Quindi lasciatevi coinvolgere e partecipate vivamente alla cittadinanza universitaria. Cercate di essere proprio cittadini dell'università, che è una cosa che non può che portarvi solo gioia, arricchimento e tanta professionalità. Ringrazio a tutti e ancora benvenuti.
Allora, io volevo intanto ringraziare di tutta questa giornata che avete messo a disposizione. Io sono una matricola del corso di laurea online con il professor Matteo Lagrassi, infatti mi rivolgo a lui. Riguardo, magari faccio una domanda superflua, però magari ho bisogno di chiedermi le idee, perché anche con altri studenti del corso di laurea c'è venuto questo dubbio. Riguardo al piano di studi, se possiamo, cioè, penso che essendo il corso di laurea in particolare abbia i suoi vincoli anche nella scelta del piano di studi, e però ci chiedevamo, è possibile inserire magari una lingua che non è prevista appunto nel nostro conteggio, sarebbe così, tra le scelte libere, optare un corso di qualche altra, sempre corso del Ateneo, che magari ci può interessare o essere utile. Ascoltando anche gli interventi che sono stati fatti dal centro cluster e dagli altri corsi, forse una possibilità potrebbe essere, se uno ha un interesse veramente particolare, anche personale, non so, fare un corso che non sia inserito nel piano di studi, ma che possa essere comunque frequentato o comunque seguito, magari anche in forma, insomma, particolare, ecco, libera da voi studenti. Non so se mi sono spiegata. Grazie. Sì, come studenti universitari avete comunque la possibilità di, se non ricordo male, di 12 crediti da scegliere all'interno dell'offerta universitaria. Quindi questo vale anche per il nostro corso di laurea, però ovviamente frequenza e modalità di svolgimento dell'esame deve essere quella propria del corso di studi in presenza. Quindi diciamo, questa possibilità c'è, come viceversa c'è anche per gli studenti in presenza di svolgere eventualmente un corso online, se diciamo gli insegnamenti del corso online non sono già coperti dall'offerta formativa del corso in presenza. Quindi sì, questa possibilità c'è. Chiaramente poi sì, l'accordo dovrà essere, cioè nel senso dovrà essere comunicato anche al docente questo, però diciamo c'è la possibilità di inserire un corso dei corsi in presenza, seguirlo con le modalità però del corso in presenza e svolgere gli esami con la meta prevista del corso in presenza. Allora, mi sembra che il numero di CFU nelle lingue orientali, intendi lingue dell'Asia orientale? Esatto. Ok, comunque diciamo la situazione è la stessa. Il numero è variabile in base alla prima o alla seconda lingua scelta e c'è una variabilità anche rispetto alle 12, perché con i laboratori e con gli esami di traduzione, diciamo i laboratori di traduzione, aumentano i CFU conseguiti. Però in ogni caso, come per L12, si può fare richiesta per un'integrazione da 3 CFU rispetto ai 9 che vengono erogati per i corsi di lingua diciamo, la richiesta deve essere formalizzata con gli uffici diciamo, può seguire varie strade. Per esempio, parlo per quanto riguarda la lingua cinese, la cattedra di cinese accetta così come altre cattedre, insomma, accettano la presentazione di una certificazione linguistica in corso di validità, il cui livello è pari o superiore a quello in uscita rispetto a quella stessa annualità. Quindi, per esempio, sto facendo il primo anno di lingua cinese, se ho un
HSK a livello 2, che rispecchia più o meno il livello di arrivo di quell'annualità, la presento agli uffici e richiedo con quella l'integrazione di 3 CFU. Oppure si può fare un'integrazione con un programma aggiuntivo specifico. Quindi insomma, ci sono tutte queste possibilità. La raccomandazione è sempre quella di verificare anche nelle varie classi di concorso per l'insegnamento scolastico quali sono i CFU effettivi richiesti sia per lingua sia per letteratura. E poi c'è un'altra diciamo, osservazione da fare: mentre nelle 12 per le lingue dell'Asia orientale l'esame è in lingua e letteratura, quindi diciamo lingua e letteratura rientrano in un unico esame, per L11 invece ci sono esami di lingua e esami di letteratura, quindi il computo è un po' più facile da fare, perché invece diciamo per la L12, per la laurea in mediazione, di solito convenzionalmente in un esame da 9 CFU di lingua e letteratura convenzionalmente attribuiamo 6 crediti a lingua e 3 crediti a letteratura, però questa è una convenzione, cioè non è scritta da nessuna parte, però ai fini del computo convenzionalmente diamo questo standard qua. Anche le Sardini comunque è da fare un secondo momento in tanti metterò gli studi con i corsi che scrivo normalmente e poi mi informerò sull'integrazione. Esattamente, prima si fa il piano di studi e poi eventualmente si valutano le integrazioni, in modo particolare raffrontando il piano di studi rispetto ai requisiti dei CFU delle singole classi di concorso per l'insegnamento, così da vedere in cosa si è carenti, con la consapevolezza che ovviamente poi dovrà essere fatta una laurea magistrale, un percorso pre-ruolo e per, diciamo, per soddisfare i vari requisiti. Ah, certo, considerando comunque che intenzionale più magistrale, questo non avevo detto. Esatto. In più la lingua orientale sarebbe per me una seconda lingua, come in più una lingua inglese, e volevo, mi interessava fare i crediti per poter insegnare entrambe eventualmente, e mi chiedevo, ma la letteratura e cultura anglo-americana è possibile? Sentiamo lo stesso, io sento lo stesso. È possibile già studiare nel primo anno di teatro e cultura americana anche, ma vale anche quella come crediti per l'insegnamento della lingua inglese, oppure ci vuole letteratura e cultura inglese? Non mi ricordo se il settore scientifico disciplinare è lo stesso o se è diverso. Ora io penso che sia lo stesso. Penso che sia lo stesso, se mi dà un attimo lo controllo subito, almeno guardo. Se il settore scientifico disciplinare SSD, che poi è la dicitura che compare anche nei vari requisiti delle classi di concorso per l'insegnamento a scuola, se l'SSD, settore scientifico disciplinare, è lo stesso per letteratura inglese e letteratura anglo-americana, allora vuol dire che diciamo si possono far valere nell'ambito dello stesso settore. Ora guardo subito. Intanto che il professor Scibetta dà un'occhiata alla configurazione, siamo un po' nel cuore del problema, vale a dire, noi abbiamo dei percorsi di studio che sono calibrati per arrivare a certi obiettivi, però talvolta studentesse e studenti possono avere degli obiettivi propri che sono un po' differenti o aggiuntivi. Per fare questo noi usiamo, come dire, una flessibilità nel piano di studi che ciascuno può avere, quindi utilizzando gli esami a scelta di cui si è già parlato ed eventualmente le autorizzazioni a fare delle cose in più rispetto a quello che è l'esame a scelta. Però per ogni singolo percorso particolare come questo, la cosa più utile è proprio contattare il docente della disciplina, in questo caso la lingua inglese per esempio, per ottenere da lei o da lui, in questo caso da lei, i migliori consigli per quanto riguarda quella specifica disciplina. Quindi adesso noi cerchiamo anche di rispondere al professor Scibetta a questa specifica domanda, però in generale ciascuna e ciascuno di voi è invitato a sentire il docente o la docente specifica, perché quella persona è molto addentro anche a quella, diciamo, a quel settore particolare. I vincoli che ci sono per l'insegnamento sono molteplici, perché ci sono i vincoli ministeriali, poi cambiano spesso purtroppo, come ha detto la professoressa Buffagni, e quindi è bene avere un percorso sul quale si crea un rapporto con le persone più esperte che nel corso del tempo vi possono continuare ad aiutare. Quindi adesso
proviamo a vedere se possiamo dare una risposta immediatamente, ma in senso generale tutte e tutti noi siamo a disposizione per aiutarvi fianco a fianco durante una fase più lunga. E quindi l'invito anche questo a contattare. Adesso non so se il mio riempitivo è stato sufficiente. Confermo quanto detto dal professor Tabusi. Comunque i settori scientifico-disciplinari sono diversi per letteratura e cultura inglese e letteratura e cultura anglo-americana, così come per letteratura spagnola e letteratura ispano-americana. Ma indipendentemente da questa differenza è importante ancora una volta andare a vedere le tabelle con i requisiti di CFU nelle classi di concorso, perché spesso vanno per aree, non per singoli settori scientifico-disciplinari, ma per aree disciplinari che magari comprendono, in questo caso potrebbero comprendere entrambi. Ora a memoria non me lo ricordo.